sabato 19 settembre nello spazio espositivo via Cavour 85 ad Arezzo si inaugura la seconda tranche della mostra intitolata 750 anni tra inferno e paradiso passando per il purgatorio. Con noi l'anima di questo spazio espositivo, Daniele Villicana d'Annibale, alla quale chiediamo intanto di elencarci i nomi dei partecipanti a questa mostra. Abbiamo 22 partecipanti, incluso Vladimiro Demetrio Andidero, Giulia Bucciarelli, Dina Cangi, Giuseppe Ciccia, Gianna Cocci, Pippo Cosenza, Maria Magdalena Zacco, Michele Foni, Francesca Gaisina, Susi La Rossa, Carmelo Lombardo, Lucien Marcu, Orlando Poggi, Cinzia Prosperi, Paolo Remondini, Armando Schiavone, Sara Sorrentino, Joy Stafford Boncompagni, Riccardo Terziani, Mario Valentini, Anna Maria Veccia e Chiara Biaggerini Whitworth. Daniele, io so che tu sei molto contenta di come sta andando questa mostra, che ha riscosso un eccezionale successo sia di pubblico, di critica, ma sono in molti anche i quotidiani che in questi giorni hanno recensito questo evento espositivo. Siamo veramente felicissimi, credo che parlo non solo del nostro spazio, ma penso che Arezzo veramente sta esplodendo, ci sono tantissime bellissime cose, non siamo solo noi, ma penso è uno spirito totale della città. Sia il Castica, stasera Casa Vasari è aperto fino a mezzanotte, ci sono tante novità in questa città, ci sono nuovi murales, parlo degli altri perché penso è importante non parlare solo di noi stessi ma anche degli altri. E abbiamo spinto tantissimo per questo, abbiamo chiesto aiuto da Toscana Cultura, di Fabrizio Borghini e ci hanno appoggiato, venite, Daniela Pronesti che viene la prima volta, abbiamo un critico d'arte importante che viene da noi, è un onore per noi ogni volta e siamo veramente felici di partecipare in questa esplosione. Questa collettiva di Dante è veramente sta andando benissimo, 44 artisti, un quarto sono stranieri, tanti che vivono qua come me stessa, ringraziamo tutti per la partecipazione. Quindi un'inaugurazione affollatissima, tra l'altro accompagnata anche dalle musiche dei maestri di cui ti prego di rammentare il nome. Sì, siamo felicissimi questa volta di avere Piero Nissim e Franco Meoli, che sono due musicisti che voglio veramente tantissimo, voglio veramente bene a loro. È la terza volta che vengono a suonare da noi stasera, magari non è l'evento particolarmente adatto per loro, che fanno proprio concerti, loro sono musicisti bravi, ma hanno voluto partecipare anche con noi con questa celebrazione per Dante. Sono qui. Hanno intitolato il loro programma intorno a Dante, musicare i poeti, Maria Teresa d'Avila, Michelangelo, Lorenzo de' Medici e altri, e sono veramente bravissimi. Con noi i curatori della mostra, alla mia sinistra Daniele Alfani e alla mia destra il professor Mario Belardi. Come sta andando questa mostra? Sì, anche questa volta la risposta è stata eccezionale da parte dei pittori, sono sempre 22 come la prima volta. E anche questa volta li presento come il 5 settembre, la prima edizione di questa mostra. I linguaggi sono compositi, si va dalla figurazione all'astrazione. Sì, abbiamo riunito diversi generi e diverse tecniche e abbiamo cercato anche di esporle nel modo migliore. Comunque siete ampiamente soddisfatti. Sì, siamo soddisfatti anche dalla presenza, vedo, di questo pubblico. E poi questa sera sarà anche caratterizzata dalla presenza, oltre che di due insigni musicisti, anche del professor Mario Belardi, che è conoscitore di Dante. Infatti ci intratterrà con la lettura di alcune poesie che sono anche rappresentate cromaticamente dai quadri. Chiediamo a lui allora, in base a... Salve, buonasera. Con quale criterio ha scelto, selezionato le poesie che declamerà stasera? Sì, dunque, senta, anzitutto vorrei fare una brevissima commemorazione del dottore Alfiero Riccarelli, che è stato un grande amante e un grande sostenitore di queste iniziative.
ci ha lasciato da poco tempo, e vorrei appunto ricordarlo con una poesia che ho scritto di recente per lui. Poi leggerei alcune liriche di gusto e di sapore gozzaniano, della signorina Felicita, poi l'altra è Cocotte, e alcune liriche che scrisse a suo tempo che si attagliano molto bene ad alcuni quadri, specialmente laddove si rappresenta la coppia, l'amore vissuto, non soltanto l'amore sognato, vagheggiato, raccontato, l'amore vissuto a tinte forti, a quelle tinte forti che si incontrano nell'inferno. Ecco, poi nel prossimo incontro invece avrei intenzione di fare proprio la lettura di alcuni canti di Dante dell'inferno, fra i quali per esempio il canto di Farinata e il canto del Conte Golino. Perché questa scelta? Per sottolineare come a distanza di tanti secoli dalla sua nascita, ricorre il 750° anniversario, Dante conservi una grande attualità. Ecco, la validità del suo messaggio consiste anche nella cifra di questa attualità, alle soglie del nuovo secolo, del nuovo millennio. Tra l'altro, la Divina Commedia, che è stata innumerevoli volte illustrata, contiene in sé descrizioni straordinarie che si prestano appunto ad essere poi tradotte in immagine pittorica. Molto bene, questo è vero. Io ho sempre cercato le varie edizioni del poema, perché sono rimasto sempre affascinato dalle illustrazioni. Tra gli ospiti della manifestazione, della mostra qui nello spazio espositivo via Cavour 85, Giuseppe Ciccia, un artista che non ha bisogno di presentazione, ai nostri telespettatori che già lo conoscono. Giuseppe, tu alle nostre spalle hai presentato questo lavoro che è come dire, diverso molto dai tuoi. Noi siamo abituati ai tuoi colori brillanti, certo. Certo, e qui invece un nero assoluto. È quasi un nero assoluto, perché appunto ha da tempo che penso appunto il discorso su Dante Alighieri, no? Sulla Divina Commedia, che amo moltissimo, e questo è un dei lavori che io ho fatto già da qualche anno. Sto portando avanti un certo tipo di lavoro anche sul fatto, sempre parlando sulla Divina Commedia, facendo delle illustrazioni sulla Divina Commedia. Sono tutti inediti, tutti particolari. Questo l'avevo già fatto nel 2008, qualcosa del genere. E questo sono quattro pezzi in uno, che rappresenta appunto il primo canto. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. Beh, insomma, più oscura di questa, per sembra molto. Ma è un po' particolare, perché se tu guardi è quasi un basso rilievo, dove appunto con le luci fa le luci e le ombre. Quindi questo è uno dei lavori, dei tanti lavori che sto portando avanti. Ovviamente sono tutti inediti, quindi hai visto finora lavori più colorati, più particolareggiati, sono diversi, perché ogni tema ha un suo iter, diciamo, ecco. Poi sono contento comunque di essere qui, perché sono stato invitato da Daniel, proprio della gallerista, che è stata, sono stato molto contento, ripeto, perché così c'è stata un'empatia, diciamo così, una simpatia fra la galleria e me, e quindi sono venuto molto volentieri. Con noi Mario Valentini, uno degli artisti in mostra, le sue opere qui alle nostre spalle raccontano di un'astrazione che in questo caso si fa veicolo di quello straordinario come dire, percorso sì, di contenuti che è appunto la Divina, sì, Commedia. Sì, al di fuori della Divina Commedia, perché questi sono stati, diciamo, partoriti già da qualche anno, insomma, perché la... Però lei li ha scelti per questa occasione, quindi sono... Sì, è stato anche una scelta di proporzione, insomma, perché di solito ho i quadri molto grandi, e quindi qui, insomma, più di tanto non si poteva andare, ecco, come misura. Probabilmente anche una scelta cromatica in base a... Sì, però le scelte cromatiche, le mie, sono queste qui più o meno, queste campiture di colore, che per me è uno spazio mentale, diciamo,
lo spazio mentale che è dentro la mente, no, no. Cioè, difficile da scoprire cosa c'è dentro la mente, no? E quindi mi esprimo attraverso queste ampiture, più che altro col colore, con delle linee, insomma, che geometrie, sì, anche. Solo Dio basta, solo suo Non ci resta allora che ricordare la durata della mostra, che si protrarrà fino al 1° ottobre e rimarrà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 16 alle 20 o in altri orari su appuntamento. Per ogni informazione vi consigliamo però di consultare il sito www.villicanadannibale.com. Thank you.